musica, carissimi, ha il grande vantaggio, il grande dono di essere portatrice di beni grandi, perché col suo linguaggio ci fa attraversare il dolore e vedendolo come offerta, ed è proprio il senso, se volete, realmente ciò che il Signore ci chiede ogni giorno che viviamo il nostro piccolo grande dolore. E allora la manifestazione strumentale e certamente il parlato e tutto quello che sarà dentro questa esperienza musicale che avremo modo attraverso la quale ci verremo coinvolti, ecco, non è altro che sul modello delle rappresentazioni sacre del 1200, ecco, ci fa assaporare il senso e la bellezza della Quaresima, ma soprattutto della Pasqua, di quel chicco di grano caduto in terra per portare frutto. E mi trovo qui tra il confessionale e la Dolorata, il luogo del peccato che non è il luogo del rimorso dove rimane la colpa, ma è il luogo che presentiamo al Signore, è Lui che vince la nostra colpa attraverso la sua risurrezione. E Maria, la donna delle lacrime, lacrime amare certo, ma lacrime di salvezza. E cioè ogni lacrima diventa davvero una fecondità, un terreno che è fecondo. E se Gesù è il chicco di grano caduto in terra, Maria con le sue lacrime bagna questa terra rendendola feconda. Che sia così, quest'anno in particolare, per tanti nostri fratelli ammalati, per la pandemia del mondo, per le persone più bisognose, per chi aspetta un senso della propria vita, in particolare per chi ricerca di uscire veramente dalle cose che affliggono e che sono le cose che a volte tutti noi meditiamo nel nostro cuore cercando un perché, e anche rivolgendoci al Signore oggi diciamo: Signore, porta su questa croce tutti i crocifissi della storia e del mondo, ma dai loro anche la speranza di una risurrezione certa e definitiva. Ecco, il senso sta tutto qui, in questo accompagnarci insieme. L'uomo dei dolori è l'uomo che conosce il patire dell'umanità, si fa uno con noi e chiede anche a noi di prendere su di noi la nostra croce per poterlo seguire e anche in fondo prendere la sua croce come ha fatto il Cireneo. È bello sapere che noi possiamo essere in questa via della croce coloro che accolgono il dono di Dio ma anche accompagnano questo dono. E così accompagniamo anche tanti nostri fratelli che sono nel dolore, nel bisogno. E con la tenerezza della madre, con le madri sono la grazia più grande che possediamo, il bene più grande che abbiamo. E la madre conserva tutto nel suo cuore come conserva il nostro desiderio di amore e di libertà, ma anche le prove che la vita ci mette davanti. Ecco, il Signore sostiene il cammino non solo dei suoi figli che anelano a Lui, ma anche di ogni madre che offre la propria sensibilità, il proprio amore, la propria dolcezza, ma anche le proprie lacrime, come la Vergine Maria addolorata per i propri figli. Questi figli sono davvero così custoditi, e allora, ecco, affidiamoli davvero alla umanità e al suo percorso spirituale. Quello della Vergine Maria, donna del sì, perché sia lei a intercedere per tutti noi e per questi nostri fratelli più fragili. Le lacrime saranno un elemento portante e anche la tragedia si trasforma in un'armonia di suoni, di colori, in un'intensità sempre crescente che lascia spazio ad un poema che va continuato e dove ciascuno di noi può sentirsi continuatore. È molto bello pensare che io posso essere questo cammino che si aggiunge alla passione di Gesù. In fondo ce lo dicono le scritture, ciò che manca ai patimenti di Cristo. È vero che Gesù è l'uomo perfetto nel suo patire, nel suo soffrire, però è vero anche che noi possiamo unirci a Lui per il dolore del mondo, lenirlo in qualche modo. Come diceva Blaise Pascal, Gesù sarà in agonia fino alla fine. E allora noi possiamo essere questo buon samaritano, questo cireneo, come dicevamo, dinanzi al suo cuore, accanto al capezzale di ogni fratello ammalato. Ecco, tutto quello che il Signore ci chiede è di fare tesoro della nostra vita, soprattutto della vocazione che ci ha dato, perché è tutto scritto e anche il dolore, certamente, è
inspiegabile, con la morte stessa che sembra porre fine all'umana esistenza, in fondo si spalanca ad un senso non solo di novità per noi, perché incontriamo il Signore, abitiamo per sempre nel suo regno, ma anche a cementare, custodire, ecco, conservare tutto ciò che viviamo insieme nella vita. Nessuna cosa si perde quando veramente si incontra il Salvatore, l'amore vero, l'amore pieno. E l'amore farà certamente la differenza. Buon ascolto, buona visione.
piangere. Guardate lo sposo, guardatelo come un agnello. Guardate, guardate la pazienza. Guardate per nostra colpa. Guardatelo come per l'amore e per la grazia porta egli stesso il legno della croce. Thank you.
presa da un'infinita angoscia. Voi tutti che passate per la mia, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Per questo piango e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi consola, chi potrebbe ridarmi la vita. Si sono consumate per le lacrime dei miei occhi, le mie discese.
Dunque, dopo le intense parole del Vangelo, della passione di Cristo e del terremoto di Aidin, è difficile trovare le parole per una frase, appunto. Però, la Presidente mi tocca fare un discorso. Ovviamente, ripeto, è difficile perché quando si ha a che fare con un testo così denso e una musica così profonda e si sia credente e si sia anche un frequentatore della musica classica, si rimane sempre sorpresi e altrettanto commossi. Commozione che speriamo di aver trasmesso pure a voi stasera nelle vostre case. Purtroppo per le restrittive norme anti-Covid abbiamo dovuto fare a meno di voi, il nostro fedele pubblico. E ovviamente si sente la mancanza di un affetto vostro, però compensiamo col fatto che siamo entrati e siamo diventati parte delle vostre case, abbiamo radicato la vostra serata e poi alla fine questo fa la musica, include, no? Ecco, e partendo dal punto di conclusione che io faccio i miei ringraziamenti, ovviamente i ringraziamenti che dovrei fare sarebbero numerosi, perché alla fine, nonostante abbia cercato di coinvolgere meno persone possibile per non pensare troppo all'attente, alla fine chi incontravamo diventava parte, ripeto, sempre per il fatto dell'inclusione, ci siamo ritrovati a un bel numero e ovviamente poi lo leggete tra i ringraziamenti che vanno soprattutto al parroco, a Luigi, al servizio video, ma i miei più profondi ringraziamenti vanno ai signori qua dietro di me, che si tratti dei musicisti, che si tratti anche dei lettori, questo perché il lettore non è solamente uno che spezza tra un brano e l'altro, che ci fa riposare oppure che fa l'intermezzo così tanto bene. No, è un continuo musicale, dove non arriva la musica, arrivano le parole, dove non arrivano le parole, arriva la musica. E quindi quando io gli spiegai il concetto di spiegare che sicuramente non ci sarebbe stato il pubblico, allora comunque con slancio, questo eroico, hanno voluto prendere parte e io li ringrazio dal profondo del mio cuore, veramente grazie. E l'ultimo ringraziamento va a voi, il nostro fedele pubblico, ripeto, perché questi giorni vi siete fatti i primi promotori di questo evento. Noi non abbiamo avuto il sponsor sempre per il fatto di non disturbare nessuno, però avete avuto una sorta di entusiasmo a condividere questo evento. E io sono veramente grato a voi. Questo significa che ancora c'è il rispetto della cultura, nonostante quello che si dica in giro. Ed ecco, ora non posso dire, spero che le nostre musiche vi abbiano rallegrato, perché il tema, come avete sentito, non è che sia molto allegro. Più che altro, prendendo spunto dal titolo del concerto che Santina magistralmente suggerito, è un cammino che parte dal dolore, un dolore che oltre alla passione di Cristo è quello che stiamo vivendo tutt'oggi per colpa del mostro del Covid, però che porterà la speranza che questo periodo brutto finisca, la speranza che la scilla ci sia un nuovo posto per la cultura e ci sia ancora di più se c'è, e soprattutto la speranza di poter tornare a fare musica insieme. Grazie.